Quando l'acqua sposa l'Africa per un progetto di grande solidarietà, cade a Novi Ligure, dove l'ACOS, per la sua festa dell'acqua e dell'ambiente, ha deciso di aiutare l'associazione Ascolta l'Africa, impegnata in un progetto in Burundi. Enrico Maria. Tra i protagonisti della festa dell'acqua, dell'ambiente e della solidarietà a Novi Ligure in Piazza della Piene vi è sicuramente l'associazione Onlus Ascolta l'Africa. Maria Saulino, la portavoce, qual è l'importanza dell'iniziativa, qual è l'importanza del messaggio che veicolate e qual è l'importanza soprattutto della vostra azione sia sul territorio novese sia appunto poi in Africa? Il nostro scopo è quello di sensibilizzare le persone e portare avanti i progetti in Burundi, in particolare nella missione di Murai. Quest'anno abbiamo ricevuto dall'ACOS Energia un gadget per noi importantissimo, sono delle pile a carica manuale che non necessitano di batteria, importantissime perché là alle 9 di sera la corrente non c'è più, quindi questo per noi è un grande dono. Continueremo con i nostri viaggi dei nostri volontari e un altro anno mi porto già avanti, vi invito perché sarà la 10ª edizione e quindi ci sarà una grande festa. La festa si chiama dell'ambiente, ma si chiama dell'acqua, ma soprattutto della solidarietà. ACOS è un gruppo che bada molto al profitto, è un gruppo che bada molto al risultato economico perché sa bene che proprio nel profitto si riesce poi a socializzare questa ricchezza, uno attraverso i propri soci che sono i comuni, che poi attraverso i dividendi riescono ad esprimere la loro socialità attraverso la manutenzione e le attività nelle proprie città, due proprio attraverso il supporto di iniziative come queste di Ascolta l'Africa, dove ACOS ancora una volta si è fatta trovare pronta al loro supporto.